Nel cuore della Russia, il Cremlino, la cittadella degli zar, fu sede del governo dell'Unione Sovietica e ora è la residenza del presidente russo. Per secoli è stato un simbolo del potere supremo ed è anche lì che, come in uno scrigno inviolabile, si trova un tesoro inestimabile. Ha attraversato guerre, rivoluzioni, amori, tragedie e spargimenti di sangue. Un tempo il potere della Russia non aveva limiti. I suoi governanti erano crudeli, stravaganti e sfoggiavano un fasto incomparabile, superando quello dei grandi mogol dell'India e gli scià di Persia. Solo le pietre più grandi e le più brillanti avevano il privilegio di ornare i loro gioielli. La maggior parte del tesoro è stata costituita nel XVIII secolo. Circondati dai migliori gioiellieri, gli zar fanno arrivare i loro diamanti dall'India, dalle leggendarie miniere di Golconda. Comprano le pietre più costose, raggiungendo prezzi così astronomici che nessun sovrano può immaginare di possedere. Alla ricerca di rarità, mandano emissari alla corte dell'imperatore della Cina. Il tesoro degli zar non è mai stato rubato. Le protezioni che lo circondano sono tali che nessuno può nemmeno immaginare di rubare qualsiasi gioiello. I più bei zaffiri Silo ne fanno parte, così come i migliori rubini della Birmania. Le miniere d'oro degli Urali fornirono il metallo per fabbricare i completi più sontuosi. Sui mercati dell'Europa occidentale si recano ad acquistare i diamanti del Brasile, di recente scoperta. Essi costellano i loro gioielli. I migliori smeraldi della Colombia saranno anch'essi ambiti dai sovrani di tutte le Russie. Ma tutte queste dimostrazioni di potenza crolleranno nel primo Novecento. Nel febbraio 1917 il potere supremo vacilla prima di crollare. Vi sono avvisaglie della rivoluzione in tutto l'impero. I bolscevichi prendono prigioniero lo zar e la sua famiglia. La famiglia imperiale fu svegliata in piena notte dopo la mezzanotte. Hanno portato tre sedie, una per lo zar, una sedia per l'imperatrice e una sedia per lo zarevich. Le granduchesse si tenevano dietro. Il commissario politico arriva, così come un certo numero di guardie. Dice allo zar che per ordine di Mosca sarà giustiziato. Lo zar non capiva. Ha detto in russo, «Sto!» «Sto? Cosa? Cosa? Cosa sta succedendo?» Si gira verso la sua famiglia ed è già abbattuto da un colpo di pistola. L'imperatrice cerca di fare il segno della croce. Non avrà nemmeno il tempo. Anche lei viene uccisa, così come le granduchesse in una carneficina spaventosa. L'imperatrice e le granduchesse avevano nascosto nei loro vestiti una quantità impressionante di gioielli, diversi chili ciascuna. Quello che è successo in quel momento è che la maggior parte dei proiettili sono stati deviati dalle gemme e quindi hanno impedito una morte rapida. Nei panni dell'imperatrice è stato trovato il favoloso rubino Rasputin. Mio nonno, il colonnello Alexander Fermor, amava raccontare una storia abbastanza sorprendente. Questo rubino era stato offerto all'imperatrice da Rasputin, monaco pazzo di Dio che si era introdotto nella coppia imperiale per guarire lo zarevich che era emofiliaco. Il rosso brillante del rubino avrebbe dovuto, grazie ad una forza misteriosa, fermare le emorragie sempre più frequenti del bambino malato.
Secondo la leggenda, infatti, il rubino è maledetto. Rasputin, che lo ha posseduto per primo, è stato ucciso dal principe Ossupov. L'imperatrice è morta con la sua famiglia a Ekaterinburg. La maledizione continua nel tempo. Quando il rubino è stato trovato, è stato dato al comandante dell'Armata Rossa, Trotsky. Egli cadde in disgrazia, finì assassinato in Messico. Il rubino è rimasto in Unione Sovietica, che dopo un certo numero di anni finisce per disgregarsi. Il destino degli zar è stato dato al comandante dell'Armata Rossa, Trotsky. Egli cadde in disgrazia, finì assassinato in Messico. Il rubino è rimasto in Unione Sovietica, che dopo un certo numero di anni finisce per disgregarsi. Il destino degli zar è scandito dalla storia di questi gioielli che ci fa tornare indietro nel tempo. Frédéric Boucheron, che è il fondatore della Maison Boucheron nel 1958, si stabilisce nei pressi della Place Vendôme, al Palais Royal, e apre una boutique, che diventa in brevissimo tempo fornitrice di tutte le teste coronate, in particolare della corte russa. Ritroviamo una foto che rappresenta lo zar, l'imperatrice, e notiamo che indossa sempre una piccola tiara, una coroncina, che non sapevamo se fosse la nostra oppure no. Siamo ora assolutamente sicuri che la tiara che è stata fatta per l'imperatrice sia nostra. La cosa che è molto interessante è vedere in che data è stata acquistata. E questa data l'abbiamo trovata nel libro degli ordini del 1894. Da dove apprendiamo che Sua Altezza Imperiale Monsignore il Granduca di Russia, passando per Parigi, per andare al castello di Windsor per il suo fidanzamento ufficiale con Alexandra, si ferma da Boucheron e compra questo diadema. Era in realtà un regalo sentimentale, un dono d'amore di un giovane fidanzato che è innamorato da lungo tempo. Vivono in realtà una storia d'amore molto passionale. Pensiamo che questo diadema, di cui effettivamente si sono perse le tracce, non sappiamo affatto che cosa sia diventato, sia stato portato dall'imperatrice o le sue figlie quando sono stati uccisi. La contessa Alexandra Sheremetyeva, che era mia nonna, era damigella d'onore dell'imperatrice. Ha quindi presenziato all'incoronazione a Mosca il 14 maggio 1896. Conservava il ricordo di una cerimonia che si è svolta in uno sfarzo assolutamente incredibile, intriso di misticismo e grande fervore religioso. Nel crepuscolo del XIX secolo, pietre preziose provenienti da tutto il mondo convergono verso la Russia. Il fasto era al suo apice. È stato impressionante. C'era la guardia a cavallo, i lancieri della guardia, i dragoni, che formarono un picchetto d'onore di diversi chilometri. C'è stato un incredibile numero di ospiti. C'era soprattutto l'emiro di Bukhara, che era lì, con indosso un turbante, che era letteralmente tempestato di pietre preziose e ha fatto un'impressione enorme. Lo zar avrebbe voluto indossare la corona di Monomakh, che era antica di 850 anni, che aveva un vantaggio fondamentale. Era molto leggera, pesava circa un chilo, era bordata di pelliccia. Il protocollo non lo ha permesso. Ha dovuto indossare la corona cerimoniale di Caterina la Grande, che pesava quasi 4 chili. Corona che è tempestata di pietre preziose, naturalmente, circa 2.000 diamanti.
L'imperatrice indossava un abito che è stato ricamato dalle suore del convento Ivanovsky, abito che era costellato di 10.000 perle. Sul petto, l'ordine di Santa Caterina legato con un enorme diamante. È lo zar che le pone la corona sulla testa. Il potere supremo è dato allo zar attraverso i più alti dignitari della Chiesa ortodossa. Sontuoso e solenne sacramento che Nicolas testimonia nel suo diario. Tutto si svolge nella cattedrale dell'Assunzione e tutto sembra ancora come un sogno che non potrò mai dimenticare per tutta la vita. È una vecchia tradizione russa, la famosa corona monomak, con cui furono incoronati i primi zar russi. Nel XV secolo lo zar Ivan III, il nonno di Ivan il Terribile, cede il suo trono e la corona a suo nipote Dmitri. In seguito, con la stessa corona, sono stati consacrati tutti gli zar del XVII secolo. Quando la Russia è diventata l'impero russo nel 1721, la cerimonia di incoronazione è stata modificata. Da allora è stata fatta una corona diversa per ogni imperatrice. Questo è stato il caso nel XVIII secolo di Caterina I, moglie dello zar Pietro il Grande. Nel 1762, quando Caterina II scese al trono, ha dichiarato che voleva la corona più brillante d'Europa. Geremia Pozier, il gioielliere di corte, è stato chiamato per questo compito. La corona è stata realizzata in 2 mesi. Era così bella che il curatore del tesoro reale della Gran Bretagna, Lord Wining, nel suo libro scrisse che era un inno al diamante, creata durante il secolo dei diamanti. Ecco dunque questa corona magnifica, che non ha pari nel mondo, che servì durante tutte le cerimonie di incoronazione, compreso quella dell'ultimo zar, Nicola II. Come in tutte le corti europee, la corte di Russia è stata attratta dai diamanti, dalle pietre preziose che di fatto erano il simbolo dello splendore della corte. E questo splendore ha avuto un'importanza sempre maggiore con il XVIII secolo, in particolare con l'imperatrice Elisabetta e soprattutto con l'imperatrice Caterina II, Caterina la Grande quindi, sotto il regno della quale un certo numero di pietre molto notevole sono entrate a far parte della collezione imperiale. E una delle più famose è naturalmente il diamante Orlov, che da quel momento orna lo scettro della corte russa e che è ancora conservata a Mosca. Abbiamo qui davanti a noi una replica del diamante Orlov, che fa parte delle pietre leggendarie della collezione imperiale, che prende il nome dal conte Gregorio Orlov, uno dei favoriti di Caterina II, che presumibilmente gliel'ha offerto in regalo. In seguito poi ha fatto parte della collezione imperiale ed ora è uno dei gioielli principali della corte russa e pertanto della riserva diamantifera di Mosca. Effettivamente questa pietra, che ha fatto scorrere fiumi di inchiostro nel corso del tempo, ha una storia piena di peripezie ed è stata spesso in parallelo con un'altra pietra di cui abbiamo una riproduzione qui, il Gran Mogol. Un altro di quei grandi diamanti leggendari, la cui unica traccia ci è pervenuta dalla descrizione data nel XVII secolo da Jean-Baptiste Vernier, uno di questi avventurieri che commerciavano con la Russia, in particolare per i diamanti e le pietre preziose, e che racconta la storia di questo diamante fenomenale che potrebbe essere il diamante Orlov. La storia di questo grande diamante
è iniziata nel sud dell'India, vicino a una città conosciuta per secoli, Golconda. Questo luogo leggendario, vicino a Hyderabad, rimase fino al XVIII secolo il più grande produttore di diamanti del mondo. I diamanti più grandi e conosciuti uscivano dal suo sottosuolo. Queste pietre, dalle storie sanguinose e rocambolesche, ornano da sempre i gioielli dei grandi del mondo e soprattutto degli zar. Ancora oggi, le mura possenti della città si ergono fieramente. Per secoli hanno protetto i diamanti provenienti dall'India. Molto tempo fa, la loro scoperta è stata fatta in modo piuttosto sorprendente. In quella regione fertile, un contadino andava come ogni mattina al suo lavoro. Quel giorno, doveva seminare il suo campo arato la sera prima. Gettando una manciata di grano, il suo sguardo fu attratto da un bagliore nel solco. Non aveva mai visto una pietra così brillante. Nella fretta di monetizzare la sua scoperta e affascinato dalla bellezza del minerale, ma senza sapere di aver trovato un diamante, lo raccolse e si recò a Golconda, la città più vicina. Questa città era teatro di scambi e di commerci di ogni tipo. Per pochi denari, un gioielliere gli comprò la pietra, che poi passò di mano in mano. Il prezzo e le voci aumentarono rapidamente. Erano stati scoperti i diamanti di Golconda. Le ricerche cominciarono in breve tempo e pietre enormi uscirono dalle miniere. Rifornirono le corti di tutto il mondo e soprattutto quelle dello zar. Sono Vijay Kumar. La mia famiglia fabbrica gioielli da 125 anni. Mio bisnonno ha iniziato la sua attività nel quartiere Charminar. A Golconda non ci sono più miniere, ma i diamanti sono ancora molto famosi. La loro lucentezza è unica. Se si confrontano questi diamanti con quelli di altre miniere, si nota una differenza evidente. Questi diamanti hanno uno splendore incomparabile e si presentano bene. Queste miniere hanno prodotto un gran numero di diamanti di diversi colori e varietà. Nessuno sa esattamente quando è iniziata la produzione. Credo sotto il Koli Kub Shahi. Una gran parte è stata inviata all'estero. Tutte le pietre di questa regione provenivano dalle miniere circostanti. Golconda, per un diamante, è diventato sinonimo di alto valore e di alta qualità. È evidente. Dire di una pietra che proviene dalle miniere di Golconda significa dire che è eccezionale. My name is Khalid Muhyiddin. Sono Khalid Muhyiddin. Questo forte ha una lunga storia, ha più di 500 anni. Fu costruito intorno al 1518 dalla dinastia Qutshahi. Alcuni storici fanno risalire la sua costruzione a 2000 anni fa. Ma quello che oggi chiamiamo Golconda è una costruzione del XVI secolo. È stata una regione molto ricca. L'estrazione di pietre non si faceva nelle immediate vicinanze della città. Era famosa per l'industria del taglio e la lavorazione dei diamanti. Durante questo periodo, le perle più belle provenivano da Arabia e Persia e i diamanti più famosi da Golconda. Tavernier, il celebre mercante francese e commerciante di pietre preziose, è venuto qui all'epoca del Gran Mogol Aurangzeb
e vide il diamante che faceva parte del tesoro. Questo diamante è stato tagliato e, secondo l'avventuriero, il suo peso lordo era di circa 500 carati, circa 100 grammi. Nei suoi scritti, Tavernier ha stimato che 60.000 persone lavoravano nel campo del taglio e la lucidatura dei diamanti. Diamanti celebri e soprattutto i più preziosi del tesoro degli zar, l'Orlov e lo Shah, vengono da Golconda. La città era così ricca che il gran mogol Aurangzeb decise di appropriarsene. Bramava gli enormi diamanti che imponevano rispetto per il suo potere sul suo impero. Dopo un assedio di 6 mesi, un tradimento gli permise di prendere possesso della città. Nella mitologia indù, gli idoli e le divinità sono molto rispettati. Le persone sentono che essi hanno un controllo sugli eventi. In tutta l'India e anche qui, queste divinità erano rappresentate con oro, pietre preziose e platino. Tutti i materiali preziosi venivano usati per arricchire le divinità. A volte i loro occhi sono di diamante. Ciò dipende dalla ricchezza del luogo, dal tempio e dai suoi donatori. I diamanti erano anche usati per curare. Si era convinti delle loro virtù curative. Si pensava che ponendoli sulla pelle o bevendo l'acqua in cui erano stati lavati, la tal o tal'altra cosa potesse accadere. Si credeva che avessero certi effetti e anche che avessero il potere di avvelenare. Erano oggetto di molte credenze. Tutti i nobili li rispettavano molto. Ecco perché questa industria ha avuto così successo. È nel tempio di Sri Rangam, nel sud dell'India, che inizia l'incredibile storia del diamante Orlov. Il tempio, situato su un'isola del fiume Kaverib, era protetto da 7 recinzioni. Solo pochi seguaci e guardie avevano permesso di andare oltre la quarta. Una notte, un granatiere francese disertore che si era convertito all'induismo e devoto del tempio da diversi anni è riuscito a rubare il diamante che sostituiva l'occhio dell'idolo principale. Fuggì e vendette la pietra che da commerciante a commerciante finì per arrivare ad Amsterdam. La storia del diamante Orlov è piuttosto complicata e contraddittoria. È stato chiamato anche il Lazarev, che era il nome del suo precedente proprietario. La pietra è stata proposta ai monarchi europei, ma nessuno ha avuto il coraggio di pagare un prezzo così esorbitante. Caterina II, sognando di possedere i gioielli monarchici più eccezionali d'Europa, acquistò il diamante. Ha pagato per 7 anni. Grigori Orlov, il suo favorito, era solo un intermediario per la vendita. Il nome Orlov è stato dato al diamante la sera della festa di Santa Caterina, il 24 novembre 1773, e quella notte è stato mostrato alla corte. Poggiava su un cuscino rosso e la corte, ammirando questa pietra, sussurrava «Orlov, Orlov». Così questa pietra è diventata il diamante Orlov. Da un punto di vista gemmologico è una pietra sfaccettata. Il suo taglio è un alto rosa indiano. A quel tempo le pietre venivano tagliate cercando di mantenere il massimo del peso. L'infelice conte Orlov non conquistò il cuore dell'imperatrice. Al contrario, ella scelse un nuovo amante, al quale offrì un diamante del suo tesoro del peso di 54,12 carati, attualmente stimato a più di 15 milioni di euro. Il fortunato eletto era il generale Potemkin. Il gioielliere di Caterina II ha smantellato i gioielli del tesoro, che non erano più di moda, per adornare la corona dell'incoronazione. Recupera una pietra rossa chiamata rubino scopa in quel momento, ma in realtà si trattava di uno spinello. Pietra preziosa simile al rubino, ma meno rara e di valore inferiore. Spinello è previsionato da Cina.
Questo spinello è importato dalla Cina nel 1672 dall'ambasciatore russo Nikolai Spafari. È dato allo zar Alexis, detto lo zar tranquillo, il padre di Pietro I. Nel XVIII secolo adornava le corone delle imperatrici russe, passando da una corona all'altra. È il famoso gioielliere di Caterina II, Jeremiah Pausier, che la realizza. Da quel momento è servita per l'incoronazione di tutti gli imperatori. Egli ha montato questo enorme spinello rosso nella parte superiore. Lavoro presso l'Università di Mosca. 11 anni fa abbiamo organizzato il laboratorio di gemmologia. Ovviamente gli spinelli di grandi dimensioni, di peso compreso tra 200 e 300 carati, sono di grande valore. In generale conosciamo la loro storia, anche quelle delle miniere da dove provengono. Una di queste è a sud-est del Pamir, si chiama il Kuilal. Per quanto riguarda la pietra della grande corona imperiale, la sua origine è vaga. A quel tempo non si faceva distinzione tra rubino e spinello. Dopo che gli scienziati hanno determinato la differenza tra queste due pietre, hanno constatato in molti tesori che tante pietre di grandi dimensioni non erano dei rubini. È il caso anche della Russia. All'epoca in cui queste pietre rosse sono entrate nel tesoro russo, le analisi non esistevano. Alla fine il 70-80% di queste pietre sono spinelli. Ed è così anche per la pietra rossa della grande corona imperiale. Alla fine del XVII secolo, i diamanti in India diventano sempre più rari. All'altro capo del mondo e nello stesso periodo un nuovo paese, il Brasile, scopre enormi giacimenti di diamanti. I sovrani russi diventano rapidamente i principali clienti di questo nuovo produttore. Io mi chiamo Antonio Carlos Fernandes. Mi chiamo Antonio Carlos Fernandes, sono uno storico. L'inizio della colonizzazione effettiva di Minas Gerais in Brasile da parte dei portoghesi risale al primo Settecento, cominciando intorno all'anno 1690 e continuando fino al 1715. La colonizzazione, che è iniziata da sud, è stata motivata dallo sfruttamento dell'oro, che nello stato di Minas Gerais ha avuto un inizio folgorante. Estremamente rápida. O que o arraial do Tijuco que aqui se constituiu então Il borgo che si è formato qui sarebbe diventato di fondamentale importanza per lo sfruttamento delle miniere d'oro. Nel frattempo, insieme con l'oro, sono state scoperte delle pietre con molta facilità, dei diamanti che emergevano in superficie nella ghiaia esplorata dai cercatori d'oro. Così la gente locale, senza conoscerne il valore, senza nemmeno sapere come gestire questa nuova scoperta commerciale, ha utilizzato queste pietre, secondo la leggenda locale, in vari modi, anche utilizzandole per i giochi di carte. Un padre che sabiamente è un sacerdote
già a conoscenza delle cose in contatto con l'Europa, consapevole del valore del diamante, che fa la prima spedizione non ufficiale di queste pietre in Europa. Chiaramente questa notizia non poteva restare limitata alla Rai du Toujou o il segreto isolato di questo sacerdote. La notizia si diffuse a macchia d'olio per il Portogallo e le persone sono affluite nella regione molto rapidamente. I diamanti inviati in Portogallo, a Lisbona, hanno svolto un ruolo di tale importanza nel bilancio delle finanze portoghesi. Il re mostra una particolare attenzione alla Rai du Toujou e non permette che qualunque minatore abbia libero accesso a questa città. E questa importanza assume proporzioni tali che in meno di mezzo secolo il mondo europeizzato, colonizzato, viene a sapere dell'esistenza dei diamanti in Brasile. Schiavi di tutti i tipi sono stati portati qui. E mais a mais. A coroa portuguesa, diante da importância tremenda que eram os diamantes. I diamanti sono stati utilizzati in gran parte per ripagare i debiti vari contratti dal governo portoghese con la corona britannica. Esses diamantes em grande parte foram para pagar as diversas dívidas contraídas pelo governo português. Questa è stata forse una delle più grandi beneficiarie di questo processo della ricerca di diamanti. Beneficiado do processo explorador diamantífero. Mas não diferentemente, esses diamantes também foram. Ma questi diamanti sono anche pervenuti alle corone di diversi paesi europei. Ai Borboni di Spagna, ai Borboni di Francia, a Caterina II di Russia. As joias, foi compor a coroa, foi compor o cetro real, ele foi compor o tesouro dos reis absolutistas europeus do século XVIII. Essi sono stati utilizzati per creare dei gioielli, delle corone, degli scettri reali. È ancora possibile vedere una piena attività a Diamantina, che coinvolge vari garimpeiros. Questa attività produce ancora posti di lavoro e del reddito. Piccoli e grandi, i diamanti del Brasile sono stati utilizzati a partire dal 1762 per coprire i gioielli di Caterina la Grande. A parte il suo gusto eccessivo nel distruggere i suoi nemici e scegliere i suoi amanti, la zarina fece risplendere il suo impero. Era circondata dai più grandi artisti, dai migliori gioiellieri, mobilita per la sua causa gli intellettuali del tempo. Erano tedeschi, inglesi e alcuni autori francesi, tra cui Diderot e Voltaire. Caterina incarnava il suo impero, la Russia. Disse durante un salasso che da me coli tutto il sangue germanico e non resti che quello russo. La grandezza di San Pietroburgo è stato il lusso del suo palazzo. Peterhof, la residenza degli imperatori di Russia, con le sue fontane, cascate, giardini, è stata un'idea dello zar Pietro I all'inizio del XVIII secolo. Il suo desiderio era quello di eguagliare lo splendore di Versailles. Caterina la Grande, mezzo secolo dopo,
fece raddoppiare la superficie dei giardini, troppo piccoli per lei. Fece lo stesso col palazzo d'inverno, lo fece ampliare con l'aggiunta di una sciocchezza, l'Ermitage. Con una specie di frenesia, ma variata e prestigiosa, fece costruire, abbellire e ripristinare il suo impero. Ma uno dei luoghi più belli dell'opulenza imperiale russa è senza dubbio Tsar Koyeselo, che ancora oggi rimane la dimora più grande d'Europa. Questo palazzo, la cui costruzione iniziò nel 1711 sotto il regno di Pietro I e che sua figlia Elisabetta, che gli successe, trasformò con un lusso barocco inaudito che lo fece comparare a una costellazione celeste. L'imperatrice fece trasformare una stanza in una meraviglia unica al mondo, la stanza d'ambra. La sua incredibile storia sembra attingere da un romanzo di fantascienza. Questa stanza è ricoperta da migliaia di pezzi d'ambra. L'ambra è una gemma di solito utilizzata per fare gioielli. Qui l'incredibile è che il gioiello è lo scrigno di se stesso. La sua superficie è di circa 100 metri quadrati. Si tratta di un quadrato di 10 metri per 10 metri e la sua altezza è di 7 metri. Inizialmente, Federico il Grande, imperatore di Prussia, aveva ordinato ai suoi maestri artigiani uno studio in ambra di solo 36 metri quadrati di superficie. Tutta quest'ambra veniva dalle zone del Mar Baltico, già appartenenti all'impero di Prussia, futura Germania. Una città, Danzica, che si trova in Polonia, ne ha fatto la sua specialità per secoli. Ha formato i migliori artigiani dell'ambra nel mondo, dove le corti d'Europa si rifornivano per la delicatezza e l'eccellenza delle loro creazioni. Le popolazioni locali che si occupavano del taglio dell'ambra sono la storia vivente dell'arte di questa regione. Il periodo più prestigioso dell'artigianato dell'ambra è il XVI e XVII secolo. A questo periodo risale la stanza d'ambra, il lavoro più grande e prestigioso che l'uomo abbia mai condotto. Nazywam się Zbigniew Strzelczyk. Mi chiamo Zbigniew Strzelczyk, sono maestro d'ambra a Danzica. Questa città e l'ambra hanno attraversato i capricci della storia. All'epoca della supremazia dei cavalieri teutonici, l'estrazione, la raccolta, il taglio e il commercio di ambra era altamente regolamentato. Coloro che non avevano una concessione e che nonostante questo la raccoglievano venivano puniti, anche con la pena capitale. L'importanza delle risorse d'ambra in questa regione del Mar Baltico è il risultato del movimento di un ghiacciaio che, reculando, ha fatto emergere depositi di ambra a profondità che variano da 20 a soli 5 metri sotto il livello del mare. I giacimenti più vicini alla superficie si trovano nella regione di Kaliningrad, in Russia. Intorno a Danzica questi depositi sono circa 20 metri di profondità. Si può anche raccogliere ambra sulle spiagge, soprattutto dopo forti venti da nord-est e dopo i temporali. Silnych wiatrach północno-wschodnich i sztormach. Miejscowa ludność zajmująca się obróbką bursztynu to historia sztuki tego regionu. Le correnti scatenate dalle tempeste strappano l'ambra agli strati sedimentari del fondale marino. Questa resina fossile, risalente a decine di milioni di anni fa, ha una bassa densità e galleggia sull'acqua salata del Mar Baltico. Si trattava di mosaici, mobili, lampadari, tutti realizzati in ambra su ordine della corte germanica, vale a dire il re di Prussia, Federico Guglielmo I, e poi offerti allo zar. Nel 1701, l'imperatore di Prussia chiese a un maestro d'ambra, Wolfram Gottfried, di cominciare a decorare un salone in ambra.
5 anni dopo un muro era pronto, poi gli altri. E infine il re ordinò di cessare il lavoro e fece raccogliere i pannelli nella sala delle armi del suo palazzo. Quando Pietro I, zar di tutte le Russie, si recò in Prussia, la futura Germania, il futuro imperatore tedesco gli offrì 18 casse contenenti la famosa camera d'ambra. In cambio, Sua Maestà Imperiale ricevette una nave costruita nel cantiere navale di San Pietroburgo. 30 anni dopo, l'imperatrice Elisabetta si ricordò di quella meraviglia e chiese all'architetto Rastrelli di integrarla nel suo palazzo Casco e Selo. Feste sontuose vi furono organizzate all'epoca di Elisabetta, ma anche di Caterina e di tutti i loro successori al trono. Poi la stanza d'ambra attraversa guerre, secoli e rivoluzioni. Nel 1941 la Germania dichiarò guerra alla Prussia. La progressione dei nazisti è veloce e nello stesso anno invadono la città di Pushkin, dove si trova il palazzo Sarko e Selo. Vi resteranno 3 anni e mezzo. In 36 ore i pannelli della sala d'ambra furono smantellati e inviati a Königsberg, in Germania. Il regime nazista dice che è essenziale fare tutto il necessario in modo che questo capolavoro torni in Germania, la sua patria. Fortunatamente, la maggior parte delle opere d'arte era stata messa al sicuro prima dell'invasione. Nel gennaio 1944, le armate russe rompono il blocco di Leningrado. Uno spettacolo di desolazione si mostra davanti a loro. Il palazzo è parzialmente distrutto. A loro volta, le città tedesche subiscono massicci bombardamenti. L'esercito sovietico entra in Germania. La stanza d'ambra fu smantellata in fretta dai tedeschi e inizialmente nascosta nei sotterranei del castello e poi portata lontano dalla zona dei combattimenti. La sua sorte resta sconosciuta. Il castello di Königsberg non è altro che una rovina. Alla fine della guerra, le forze alleate ritroveranno molte opere d'arte trafugate dai nazisti, ma non la sala d'ambra. Ну, её история достаточно длинная и сложная, но и трагическая порой. Tutto ciò che è rimasto in questa stanza sono alcuni pezzi che erano stati evacuati in Siberia con la raccolta che esisteva nella sala d'ambra. Così, per la ricostruzione, disponiamo della seguente documentazione. Foto fatte prima della guerra e piccoli pezzi di ambra appartenenti alla stanza che ci hanno aiutato molto. In primo luogo, ci hanno mostrato il colore. Tutto ciò che vedete qui è colorato artificialmente. Tutto ciò è stato tagliato sotto un microscopio. Il metodo è il seguente: al suo interno è scavato un intaglio e sotto abbiamo messo una lamina d'oro. In questo modo, nonostante tutti gli elementi siano piatti, assumono un effetto di rilievo alla vista. Il 10 aprile 1979, il Consiglio dei Ministri russo ha deciso di ricreare questo capolavoro. Una donazione di 3,5 milioni di dollari da parte della società tedesca Ruhrgas AG ha permesso di creare un centro di ricerche scientifiche che si occupa dello studio, del restauro e della conservazione della sala d'ambra. Nel 1997 alcuni pezzi sono stati trovati in una collezione privata in Germania e riconsegnati 2 anni dopo dal ministro della cultura germanica alla Russia. Ben nascosta o distrutta dai bombardamenti, il mistero della camera d'ambra rimane intatto e molte ipotesi sono state fatte ma senza successo. Resta una grande sfida per i cacciatori di tesori. Il 31 maggio 2003,
San Pietroburgo festeggia il suo 300° anniversario. Il presidente russo, in presenza di molti capi di Stato, tra cui il cancelliere tedesco, svela al mondo la stanza ad Ambra. Essa è completamente restaurata, o dovremmo dire completamente rifatta. 25 anni di lavoro e 6 tonnellate di Ambra hanno permesso questo miracolo. La grande Caterina, imperatrice di tutte le Russie, stravedeva per le gemme, in particolare i diamanti. Per lei accumularli era un modo per esibire il suo potere, ma anche un vero piacere e un gioco. Diceva: «Oh, come mi piacerebbe giocare a carte, mettendo dei diamanti in gioco. Ciò mi ricorda i racconti delle Mille e una Notte». I gioielli più eccezionali del tesoro degli zar sono raccolti e prodotti durante il regno di Caterina II. Ma tuttavia anche i suoi successori hanno brillato per l'accumulo di gioielli acquistati a caro prezzo o talvolta offerti come un mezzo secolo più tardi questo strano diamante di nome Shah. Questo diamante ha adornato il trono dei Gran Mogol ed è lo Shah di Persia che nel 1829 si affrettò ad offrirlo allo zar per fare ammenda per la devastazione dell'ambasciata russa di Teheran e l'assassinio di Griboedov, suo ambasciatore. Il dono è accettato ed evita conflitti. È vero che è molto grande. La purezza delle incisioni dei nomi dei precedenti proprietari, dal XVI al XVII secolo, sembra impossibile su un materiale più duro che esista, il diamante. Dopo lo splendore viene la decadenza. La gente è affamata. Il potere sfugge a Nicola II, l'ultimo degli zar. Il tesoro cade nelle mani dei bolscevichi. Lenin dichiara che vanno conservati e che tutti i tesori nati dall'oppressione dei lavoratori e che fino ad ora erano di proprietà esclusiva delle classi dominanti devono essere resi aperti e accessibili a questi stessi lavoratori. Il tesoro degli zar è stato esposto in musei. Così, una commissione governativa fu incaricata di valutare e separare gli oggetti di minore valore artistico che furono messi all'asta. Al momento della rivoluzione russa è stata trasferita gran parte dei gioielli della corona e i gioielli dei tesori della famiglia imperiale a Mosca, dove sono stati inventariati per la prima volta in un modo scientifico nel 1922, prima che alcuni effetti fossero separati. Cioè abbiamo scelto di mantenere i gioielli di carattere storico, le pietre più famose, le regalie vale a dire. Tuttavia, un'altra parte di gioielli, diademi, distintivi, decorazioni, gioielli vari, sono stati inviati a Christie's e fanno parte di molte vendite sovietiche organizzate come questa nel 1927 a Londra. Ed è vero che molte parti sono state vendute in quell'occasione. Oggi ne possiamo individuare alcune in collezione negli Stati Uniti, ma a volte capita ancora che alcuni di questi pezzi riappaiano sul mercato dell'arte. Nel novembre 2006, la società d'aste Sotheby's mette in vendita a Ginevra un gioiello di provenienza imperiale. Per me è qualcosa di speciale perché è una collana di diamanti della collezione russa della famiglia imperiale russa. Data tra il 1760 e il 1780, vale a dire sotto la regina Caterina la Grande. Posso dirvi che il mio collega ed io non sapevamo esattamente che cosa avremmo visto. Il cliente spingeva lo scrigno sul tavolo. L'apertura è stata straordinaria perché abbiamo riconosciuto immediatamente quello che era. Ma era una cosa del tutto inattesa, uno shock enorme per tutti e due, perché per chi lavora in questo settore, ed è soprattutto uno storico di gioielli, capitare su una cosa così succede una sola volta nella vita. Per qualcuno che lavora in questo mestiere, e soprattutto che è storico dei bijoux, di tombare su questo, una volta nella vita. Le pietre preziose del tesoro degli zar
vettori della luce divina, hanno alimentato per secoli la monarchia, affascinandone i protagonisti. Il destino fa scomparire questi uomini, per quanto potenti siano, ma i gioielli rimangono. Non è forse questa una forma di immortalità?